Play. Ciao a tutti squali e pesciolini, sono MamiDD dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo quinto episodio di Ark Pokémon Evolved, la miglior mod secondo me che aggiunge i Pokémon a Ark Survival Evolved. È una mod che ho installato sul mio client e che aggiunge i Pokémon alle partite. Detto questo, in questo video cercheremo di andare a catturare un Zoroark, ma la cosa non sarà molto semplice, però dobbiamo ringraziare il nostro giardiniere provetto Scyther, perché ci sarà davvero di aiuto. Ma non voglio toglierti altro tempo, entra, continua la visione e ci vediamo dentro. Ed eccoci qua, in questo nuovo episodio di Ark, sempre in compagnia della nostra Irkula, che si è fatta un'armatura un pochino migliore. Beh sì, vi devo far vedere alcune novità. Alcune sono solo prevalentemente per me, altre sono delle novità proprio. Allora, ho creato uno smite e una forgia. Infatti mi sono fatto alcuni attrezzi di metallo. Vedete, c'ho il piccone, l'accetta mi sa che non l'ha fatta ancora. Vediamo un po'. No, perché mi mancava il metallo, infatti per fare l'accetta me ne servivano 8 che non ce li ho, quindi li dovremmo andare a prendere in giro, ma non è importantissimo. Mi sono fatto un crossbow, quindi ora possiamo addomesticare in maniera un pochino più semplice. E ho introdotto due mod che sono la S+, la Structure Plus, che ci aiuterà a costruire qualcosa di un po' meglio. E poi ho introdotto anche la mod che ci fa fare gli stack di risorse, così evitiamo di avere armadi pieni di piccoli pezzettini di risorse. Infatti vedete, il touch, guardate qui, è a 316. Tu perché non ti unisci? Perché questi sono... l'unica cosa strana che ho notato è che i vecchi stack, quelli che erano divisi normalmente, non sono staccabili con la mod, quindi la mod entra in gioco solo sui nuovi oggetti che recuperiamo. Ma senza perderci in troppe chiacchiere, io vorrei... dobbiamo nominare i nuovi Pokémon. Allora, questo Pidgeot prende il nome di un altro Marco, che però ha chiesto di chiamarsi Val di Fiemme. Quindi subito. Allora, Val di Fiemme. Benvenuto tra noi, il nostro Val di Fiemme, il nostro uccello volante. E poi il nostro fantasmino cieco prenderà il nome di Fantastic 5. Il D, l'articolo magari lo evito, non te lo inserisco. Se poi lo vuoi dimmelo che te lo inserisco, che ti devo dire. Allora, Fantastic 5, ok. Quindi, ma tu quanto livelli velocemente, porca di quella miseria? E io ti potenzio in velocità, vai tranquillo. Allora, l'obiettivo di oggi è quello di prendere i nostri Pokémon. Io ho paura che il nostro Samu ci muore male. Allora, io prendo solo uno. Follow me. No. Dove sta? Enable following. Ok, one e two. Enable following. Allora, mi porto i due signorini che hanno scagazzato pure, va bene. Vado a fare razzia di Pokémon nemici, perché voglio sbloccare il Scyther, così farmiamo un po' di narcoberry, sperando che funzioni la cosa. Allora, vediamo innanzitutto. Oh, massacrato. Wow, ti ho one shottato malissimo. Non pensavo che durassi così poco. Ok. Ah, vediamo se si stacca la carne, che era una rottura. Ok, perfetto ragazzi. La carne anche è staccabile, così non ci rompe le palle, perché sennò avevamo armadi pieni anche di carne. Ok, che si fa più velocemente, però è una rottura di scatole. Allora, A parte questo, no, la pelle me la puoi lasciare. Io vado a fare 200 crediti e ci vediamo tra poco. Penso che col crossbow farò una strage brutta. Ups.
fatto morire Pietrorica contro un Bulbasaur. Ma dannazione, i Charmander fanno schifo. Non posso tenere i Charmander con me perché fanno schifo. Muoiono alla velocità della luce. Scusa Pietro, ti ho fatto morire, non volevo. Dannazione, maledetti Charmander che morite subito, subito, subito. Penso che i migliori Pokémon all'inizio per poter farmare bene, per poterli portare con me, sono i Bulbasaur. Charmander deve rimanere un attimo un po' dietro le linee, amiche, nemiche, dappertutto. Maledetto Charmander, mi muori sempre. Ok, devo ammettere che i Bulbasaur sono veramente stronzi. Oh, perché ho perso anche il mio Bulbasaur e sono morto pure io, ma dannazione, ma come ho fatto? Cioè, io non ci posso credere. Due Bulbasaur, possibile che fanno tutti questi danni? Ma io mi faccio un esercito di Bulbasaur. Ma non è possibile. E decretiamo la scomparsa. Giuro ragazzi, non sto facendo apposta a farvi morire tutti, ma purtroppo è morto anche Marco? Chi c'era sul Bulbasaur? Uno era Pietro, l'altro era Marco. Oh, sorry. Fantastico, ho trovato uno Shacol, ragazzi. Questo lo possiamo venire a catturare, un nuovo Pokémon che è stato introdotto negli ultimi aggiornamenti. Io devo però andare a recuperare un po' di mia roba e dovrei ricattare. Dannazione, vado a recuperare la mia roba, i miei crediti, i cadaveri, e c'avevo tanta di quella Primate. C'ho i dubbi, perché questo Shacol di livello 28 che vorrei catturare a tutti i costi è a metà vita? E poi, soprattutto, se attacco lo Shacol, mi attacca anche il resto della popolazione locale? Ah, lei è molto bloccato. Lei è di livello 1, molto carino per poterla uccidere e fare subito dei crediti. Interessante. Intanto il mio Gastly per fortuna. Oh, cazzo. Ah, non è tanto bloccato, eh. Oh, porca. Non fa tanto male, vero? No, per fortuna. C'è mora? C'è muoia? Dannazione. Io vengo a prendere. Oh, e morisce. Ma che caspita, ma stiamo scherzando, veramente. Ma sti Pokémon sono veramente inutili, molto meglio di Rosauri. Ma dannazione, ma quanto sono smircio, ma po'. Vieni qua. Ma guardami! Non ci posso credere! No, vabbè ragazzi! No, 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 questa è diventata una questione di principio. Ehi, nell'occhio ti sparo! Guarda che non muore! Vieni qua! Oh! E mi dai 9 crediti! Ma che due coglioni che sei! Oh, mi dai anche la pelle, molto interessante. Mi accingo alla cattura dello Shacol selvatico. Allora, ci prepariamo subito con le frecce narcotiche. Ce ne ho 22, penso che siano sufficienti. Se non sono sufficienti, tiro i peggio porchi. Quanti crediti abbiamo? Vediamo un attimo. Allora, ne ho 150. Non sono ancora sufficienti per il mio Scyther, però ci proviamo. Allora, senti, tu mi sa che sei un pochino incazzoso, quindi io te sparo un paio. Oh, bene. Senti, facciamo una prova. Vediamo se le bola in faccia funzionano. Sì, funzionano. Ottimo. Metodo bola freccia in faccia. Penso che sia veramente utile. Ci dorma per favore. Muorice. No, dormice, non morice. Dai, dai, dai. Oh, fantastico. Beh, catturare i Pokémon così. Così è molto più semplice. Bola e freccia in faccia. Se si addormenta però il signorino gentilmente. Le sto sparando una miriade di frecce in faccia, per fortuna non ci muore. Comunque, se notate, i Pokémon che sono stati aggiunti, o meglio, fissati con la. Oh, dorme! Dorme! Ok! È stato un addomesticamento! Aspettate, ora lo dobbiamo far mangiare tutto. Però è stato un addomesticamento decisamente veloce. Allora, le capsule non ce le ho, le vado a prendere e magari ne crafto qualche altra e intanto farmo altri crediti, va? Vai col fantasmino cieco! Va bene Pietro, va bene, aspetta che mi sono segnato Marco Viselli, vi ricatturo, tranquilli, vi faccio rientrare nella serie perché sono un pirla io. Oh, un Bestrot, mi servono i crediti. Squali e pesciolini, notavo una cosa veramente interessante, sto Shacol c'ha una vita pazzesca, è veramente troppa, cioè è incredibile quanta vita c'ha. Penso che sia un buon Pokémon da portarsi insieme perché l'attacco non è tantissimo, però penso che sia valido. Sì, penso proprio di sì, vediamo quanto ti. Oh, quanto si addomestica veloce, ma io ti amo. Ah, però
No, ah, più zero livelli. Ok, vabbè, non fa niente. L'importante è che... Ok! La nostra tartarughina tutta bella molliccia è diventata nostra. Allora, per aggiudicarvi questa tartaruga, come sempre, dovete scrivere nei commenti, dovete essere i primi a scriverlo, hashtag polipetto e diventerete il nuovo Shaco. Lo posso guidare! Che cosa significa? Ok, no. Mi sa che c'ho troppa roba. Scusa, Gasly, mi mantieni qualcosa? Direi proprio di no. C'ha weight 32, ragazzi, è impossibile. Cioè, se io faccio una scorreggia, se ho mangiato a pranzo, sono più pesante del suo inventario. Quindi diciamo che per il momento non ti posso guidare, però sicuramente ti porto con me. Vieni con me, vieni bello, vieni. Vieni, non attaccare nessuno, vieni con me. Seguimi, dai, su, piccolo polipetto. Ma che carino questo polipetto, Madonna, quanto è bello, quanto è bello. Vieni con me, vieni, che andiamo a casino, a casuccia, nella nostra farm dei Pokémon. Vieni, vieni. Ma quanto sei lento, mamma mia. Però sembra che sia tipo un Carbonemis, cioè molto tankoso. Non fa un cazzo di danno, però è molto tankoso. Ok, mi stanno venendo le stranissime idee. C'è un Zoroark, che cosa sei? No, non ti avvicinare troppo. È un Zoroark. No, 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 no. Ma perché ti metti in posizione ninja? Che figo. Ok, se non ci fossero i miei iscritti ad avere il tuo nome, se ti catturo ti chiamerei ninja. Ma non posso perché faccio entrare, cioè do un loro nome a te. Mi sa che catturo il Zoroark, ma maledetta pioggia. Arrivo, Sì, non mi giudicate, sto facendo i traslochi in casa e ho accatastato un po' di roba lì nell'angolo. E sì, ho svuotato un po' gli armadi, penso che si noti, lasciatemi perdere e finisco di fare i miei traslochi. 3, 2, 1, boom! Mi sono bevuto uno Scyther. Dov'è? Quanto sei bello! Perché sei a metà vita? Perché sei nato... Oh, ma sei nato femmina! Ma che figo, ma sei un po' troppo luminoso, maledetto Ark, quando c'ha le sue albe strane. Ok, madonna quanto sei bello, vediamo se funzioni veramente come dicono. Io ora dovrei riuscire a... Oh, ma tu sei il mio prossimo giardiniere, ma quanto sei bello. Ok ragazzi, ora non ci sono più problemi neanche di narcotici, possiamo catturare qualsiasi cosa ci viene in giro. Bellissimo. Allora, se volete diventare il prossimo Scyther, mi scrivete nei commenti hashtag giardiniere e diventate il prossimo Scyther. Madonna quanto sei bello. Ti faccio subito, subito. Aspetta un attimo, vediamo un attimo. 957 di vita non è affatto male. Weight 884, anche questo non è decisamente male. Guarda quante narcoberry! E per essere un quantem per 5. Ma quanto sei figo. Ok, vado a preparare degli intrugli. Diciamo che come equipaggiamento del Poké Allenatore perfetto moderno basta uno Scyther e voglio dire ragazzi ci avete un po' tutto. Io vorrei anche provarlo in attacco ma sui Bulbasaur ho bruttissime esperienze quindi no. Diciamo che il Pidgeot e il Gastly sono un attimino inutili quindi si può anche evitare di portarli. Però io a te ti potenzio sia in peso che in attacco perché diventerai... Guarda quante bacche! Il resto le buttiamo tutte. Diventerai il mio prossimo aviatore d'attacco provetto. Oltre che giardiniere, sarei un po' un tuttofare. Penso che lo utilizzerò parecchio. Direi proprio di sì. Oh, guarda. Sì. Volete notare quanta fibra mi ha preso? 5948 in 3 nanosecondi? Oh my god. Eccoti, ti ho visto, ti ho visto. Vieni qua, Zoroark. Vieni qua, sarai mio. Sarai mio e sarebbe forse prudente. Forse è prudente. Prima riparare la crossbow perché rischio di... Innanzitutto vediamo che livello è se mi fa avvicinare abbastanza da non picchiarmi. Vediamo un po'. Che livello sei? 32. No, no, non mi attacchi, vero? No, non mi attacca. Ma sarebbe davvero prudente che mi vado a riparare la crossbow. Non vorrei finisse molto male. Ok, sono decisamente armato di tutto punto. Ho non si capisce quante frecce. Ho 68 narcotici. Ho riparato il crossbow. Mi manca solo il Zoroark. Che giustamente, perché Ark non mi deve aiutare poi troppo, me l'ha fatto sparire. Quindi devo cercarlo qui in mezzo alla vegetazione. Oh, un Bellsprout, tu mi servi. Scusa un attimo,
Guardate che infame come si nasconde in mezzo alla vegetazione locale, ma guardate quanto infame! Maledetto! Oh, c'è un altro Lifeon! Ah, ma tu sei l'amico di Samu! Eh sì, ciao, ciao Lifeon! Meno male che non ti ho portato con me! Oh, ma c'è anche un altro Bellsprout! Strage di Bellsprout! Ho trovato un altro Zoroark? Sì, è appena volato in acqua! Oh, ok, allora... Vediamo questo di che livello è. Mi scusi, signor Zoroark, lei di che livello è? E spero che non sia aggressivo. 32, va benissimo ed è femmina, quindi mi scacazza anche le uova. Allora, ammazziamo il Bellsprout. Bellsprout! Allora, devo un attimo capire la tattica, perché io voglio portarlo vicino casa, quindi magari lo attacco, volo sullo Scyther e andiamo verso casa. Però non troppo vicino casa, perché ho paura che mi attacca tutti i Pokémon. Quindi, allora, innanzitutto tu potenziati in melee damage, che non si sa mai. Poi, Zoroark. Spero di non fare una minchiata. Non ti posso far addormentare qui, Zoroark. Quanto sei veloce, scusami. Vediamo, vediamo. No, ti ho mancato di brutto. Dove stai? No, no, non ti sei incazzato già, vero? Oh, cazzo! Sei incazzato di brutto! Dannazione, quanto è veloce! Ma porca di quella tozza luridissima! Via! 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 Oh, ma sei veloce quanto la merda! Madonna, le peggio paure! Ok, sì, ci sta seguendo direi di brutto. Madonna, sei veloce Zoroark! È bello come Pokémon da catturare, ma dobbiamo stare parecchio attenti. Mi posso mettere su qualche pietra strategica? Questo può essere una bella cosa da fare. Vediamo un po' se riesco. Magari su quella. Sì. Su questa pietra strategica. Zoroark, tu. Mi sono perso Zoroark. Dove stai? Ma dannazione, si sarà buggato. Magari si è buggato. Stessa tattica di prima. Oh, cacchio, sei troppo vicino così però, eh. Stessa tattica. No, no, no. Stia un attimino tranquillo. O si bugga. Preso, via. Cazzarò la merda. Madonna, quanto è veloce sto coso. Devo dire che non è proprio semplicissimo giocare a Dark Pokémon Evolved da su. Oh, no, 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 no. Tu qua sali. Non mi vai bene come pietra. Ok, meno male che l'ho testata. Vediamo qui. No, sì, qua non sale. Ma io non ci posso, non mi ci posso fermare. Ok, e se mi fermassi? Dove stai? Ah, stai ancora qui sotto. Hai perso già interesse per me. No, ma quanto cacchio sali? Qua sali? Non sali qui, vero? Devo sperare di non caderci io. Ok. Allora, Zoroark, scusi, venga qui. Le devo sparare una freccettina in faccia. Oppla! Non sali, vero? Non sali, vero? No che non sali. Sei un attimino incazzoso però, eh. Senta, si faccia un attimo fermare. Mo me lo trovo da dietro. Oh cazzo, l'ho visto? Ho visto una cosa rossa. Allora, signor Zoroark, mi sta un attimino irritando. Ah, non si ferma! Porca di quella puttana! Non si ferma! Ma va a cagare merda! No, che cazzo fa? Allora, ok, solita tattica. Sparo e ricarico. Dannazione, ci metterò parecchio. Corri, bello, corri. No, ragazzi, lo sto uccidendo così però. Forse le bola gli hanno fatto troppo male. Le bola gli hanno fatto decisamente male. Non devo usare le bola. E ok, andiamo a prendere un altro Zoroark. Le stragi dei Pokémon. Allora, qui ci sono un paio di Zoroark, però non vorrei affrontarli entra. Ah no, tu sei un Ivysaur. Ah, e allora venghi, signor Zoroark, venghi, venghi. Ma lei è buggato per caso. Oh, cacchio, piragna come se non ci fosse un domani, ma porca di quella puttana. Fatemelo dire. E che cavolo. È in un cazzettino di laghetto di merda. Trovo tutti sti piragni. Ma va, ci amore, ammazzato sto maledetto, brutto, schifoso. Ok, un altro Zoroark donna. Però io ho la paura. Scusate, io voglio provare. Ma questo mi sale anche qua. Sembrano tipo i Velociraptor. E io nell'acqua non sono molto veloce. Non so quanto questi cosi siano veloci. Tu che cazzo sei? Un salmone. Facciamo la prova stupida. Ma proprio stupida. Vabbè, io mi allontano più che posso, visto che tanto lui sta fermo. Oh, cazzo. Cazzarola dannazione. Vieni, Scyther. Ti prego. Oh, porca. È vicinissimo.
Io intanto ti sparo in faccia. Oh, oh mio Dio. Vieni qua. Oh mio Dio. Che fai? Scappi già? Che fai? Dormi? Oh, oh mio Dio. Corri, corri via. Oh, caccarola. No, dai, però non è troppo. Ti sei addormentato? Vieni qua. Ti devi addormentare, maledetto di uno Zorak. Prenditi ste frecce in faccia. Lui va lì e si ricarica. Ma dove che cazzo ti ricarichi? Ricaricati la vita, sì, bravo, bravo. Ricaricati la vita, se no non ti catturerò mai. Ma come ti catturo a te, scusami? Giovane, per favore, ti puoi addormentare? No, quando c'hai un minutino, no, non subito. Ma dannazione, sti Zorak. Ma che fai? Ti sto sparando le peggio frecce. Devi... Sì, ma così lo uccido. C'è un... sono un pirla. Li stavo attaccando con le stone arrow. Ok. Non vi voglio lasciare a bocca asciutta. Per cui faccio un ultimo tentativo. Mi sono craftato delle capsule della salute. Ce ne ho tre con me. Ho preso tutta la primate che ho. E sto andando, mi sto avventurando all'interno della foresta per andare a cercare qualche altro Zorak da addomesticare. Perché tutti quelli che avevo visto qui in zona sono un attimino andati. Sapete com'è? Li ho massacrati perché ho sbagliato frecce. Mi fa vedere la mappa, per favore. Ok, ci stiamo addentrando esattamente in questa foresta. Da qualche parte diciamo che dovrebbe esserci una piccola radura. E magari in queste radure riesco a trovarci il Zoroark selvatico. Non si sa mai. Oh, a parte i Lugia. Ma direi che i Lugia mi devo un attimo attrezzare. Perché non... Oh, un beacon rosso. Interessante, vediamo che cosa c'è intorno. E c'è anche la radura, ricordo bene, la mappa ormai la ricordo abbastanza. Cosa sei? Un Ninetales. Wow, aspettate, ho trovato altri Pokémon fighi. Zoroark, Coccodrillo, che siete? Vaporeon? Oh mio Dio, Machamp, oh mio Dio, Ninetales, oh mio Dio. Sì, Vaporeon, quanto è bello. Tu che cosa sei laggiù? Sei un essere strano. Ah, sì, mi ricordo di te, ti ho visto in qualche video. Ok, tu mi fai schifo, non ti voglio. Io vorrei quel Zoroark, però non vorrei che mi attaccasse tutta la fauna locale. Minchia, ma un vapore non sta tenendo testa ad un coccodrillo del cazzo? Lo sta uccidendo? Mi sa che i Vaporeon non sono per me, per il momento. Allora, se io mi fermo qui, il Machamp mi attacca? No, giusto per capire. Non mi attacca, vero? Allora, signor Machamp, allora, che cazzo? No! Le sabbie mobili! Ma cosa? Ma state scherzando? Ma veramente fate? Ma veramente? Scusa, Scyther! No, dai, ma state scherzando, spero. Ma come? Non ci posso credere, io mo come mi sbaggo? Oh, ecco, è venuto il signor Zoroark. No, 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 no. Che significa sta cosa? Ok, mi sono sbaggato. Io però c'ho la paura. Qua ci sono troppi Pokémon strani. Allora, ragazzi, facciamo l'ultimo tentativo. Speriamo che non sia una minchiata. Voglio innanzitutto vedere quali Pokémon sono aggressivi. Tu di che livello sei? 20. Ok, io c'ho equipaggiate le frecce narcotiche. Sì, vediamo se il Machamp è aggressivo. Sei aggressivo? No, non è aggressivo, se non mi... Ehi, giusto. No, stia giù. Allora, questa zona mi sembra l'ideale per sparare ai Zoroark. Salve, Sinoper Sprott. No, in questo momento non sono intenzionato a prendere un altro tizio. Allora, cominciamo la minchiata. Cominciamo le minchiate di turno. Ma io ho le frecce narcotiche, no, perché ho la paura, non voglio ammazzarne un altro. 46, ok, sì. C'ho le frecce narcotiche. Allora, Zoroark, dove mi... Ehi, Umbreon, state buono lì. Il mio, ok. Vieni qua, Zoroark, vieni. Vieni, bello, vieni. Magari lo prendo. Senti, ma che ne dici se ce ne andiamo qua verso la zona dell'acqua? Ok, preso. Ok, Zoroark, stia molto calmino. Tranquillizzante. Ok, non mi menare. Madonna quanto incazzoso sto Pokémon.
Vieni qua. Dannazione, dove corri? Ora si sta addomesticando, forse? Sì, 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 sembra proprio un comportamento da addomesticamento. Ti sei addormentato? No, direi proprio di no. L'ultima freccia, non ti voglio ammazzare. Dai, per favore. Oh, cavolo. Dormi? No! Sei incazzato di brutto! Sta scappando! Vieni qua, pezzo di cacca schifosa! Ricaricati un'ultima vita. Dove te ne scappi, maledetto? Maledetto che non riesco a prenderlo! Porca di quella luridissima, schifosa, zozza! Mi è morto il Zoroark di nuovo. Ragazzi, ma come minchia lo cattura lo Zoroark? È troppo squishy! Cioè, il crossbow non va bene, devo usare il bow normale? Non so. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti se qualcuno di voi sa qualcosa. Io proverò ad informarmi, ho fatto solo stragi di Zoroark. Il Ninetales per il momento non ci provo neanche, perché so che è abbastanza incazzoso. Detto questo, vi ringrazio per aver visto questo video, lasciate un like, commentate, condividete se volete vedere altri video come questo e se vi è piaciuto questo video, ma soprattutto per sostenere me e tutta la serie. Ci vediamo nel prossimo episodio, se siete arrivati fin qui scrivete nei commenti hashtag Zoroark Squishy, Zoroark Squishy. Io lo volevo però lo Zoroark. Mi devo informare un attimo. Grazie per la visione, grazie per essere arrivati fin qui. Ci vediamo nel prossimo video. Un saluto Sharkzen a tutti. Ciao!